quanto può essere importante un centimetro. Da quando siamo nati, ne abbiamo percorsa di strada. Un centimetro alla volta abbiamo innovato i nostri prodotti. Siamo diventati sempre più competitivi. Ci siamo adattati al mondo che cambia. Abbiamo lottato per superare i momenti di difficoltà. Grazie all'impegno e alla ricerca siamo migliorati, centimetro dopo centimetro. La nostra passione è fatta di centimetri. E alla fine tutti questi centimetri presi insieme hanno fatto la differenza. Cosa ci aspetta in futuro? Sempre un centimetro in più. Il tuo campo da bocce richiede troppi lavori di manutenzione. Immagina un campo da bocce sintetico, che non ha bisogno di manutenzione e che può essere usato in qualsiasi momento. Oppure è un campo da bocce che devi sistemare o rimodernare? Vorresti livellarlo? Riparare le zone rotte o rigonfie? Rigenerare il manto finale? Cerchi un professionista, qualcuno di competente che sappia consigliarti quello che veramente ti serve e che sappia davvero come operare? Cosa aspetti? Contatta colleonibocce.com. Possono trasformare il tuo campo da così a così. Contattali per un preventivo gratuito. Lavoro garantito. Colleonibocce.com. Gli specialisti dei campi da bocce. Avellia è il partner giusto per garantire al tuo business una connessione internet stabile, veloce ed affidabile, ideale per abilitare la tua azienda a qualsiasi servizio cloud. Avellia ti aiuta a scegliere la soluzione più adatta alle tue necessità e ti offre servizi a valore aggiunto per sviluppare il tuo potenziale, come la doppia rete Wi-Fi per dare il massimo ai tuoi ospiti senza rallentare il collegamento aziendale, o la linea di backup in tecnologia alternativa per garantirti sempre la continuità del servizio e l'accesso ai tuoi servizi cloud. Avellia installa inoltre centralini VoIP di ultima generazione che permettono maggiore flessibilità per integrarsi al meglio con il tuo business. Avellia, internet e fibra per le tue passioni. Buongiorno a tutti, grazie di essere al Circolo Bocciofilo Caccialanza per il quarto incontro del campionato di alto livello di Serie A fra le squadre del Flaminio del Comitato di Roma. Farei un applauso.
e la Caccialanza del Comitato di Milano. Allora, innanzitutto un grazie alla compagine di Roma, del Flaminio, per aver accettato la nostra ospitalità. Grazie di essere qui con noi. I ringraziamenti vanno anche a chi ci permette tutto questo, al nostro sponsor principal che è l'MP Filtri della famiglia Pasotto, ai nostri sponsor tecnici della Super Martel e ai nostri sponsor accompagnatori l'Urban Side e i fratelli Merli. Un ringraziamento particolare a loro. È un ringraziamento ed è un piacere rivederlo qui al nostro responsabile tecnico sportivo, il signor Cestelli Renzo. Finalmente abbiamo il piacere di averlo qui dopo qualche periodo di salute un po' particolare. Allora io chiederei di chiudere quella porta, grazie. Allora andiamo con la presentazione delle squadre che si contendono questa quarta giornata per il comitato di Roma, la SD Flaminio, con il dirigente Augello Massimo, l'allenatore Giacaglia Luigi, e qui ci vuole un grande applauso per l'atleta capitano Benedetti Emiliano, gli atleti Cappellacci Andrea, Di Felice Luca, Marinelli Gabriele e Nunziata Rega Santoro. Ricordiamo che gli arbitri degli incontri sono Masseroli Elio, Besana Marco e il direttore dell'incontro il signor Angeretti Claudio, arbitro nazionale. Ora l'MP Filtri Caccialanza, tecnico Bracchi Dario, atleta capitano, campione del mondo Viscusi Luca, gli atleti campione del mondo Savoretti Mirko, Zovadelli Pietro, Visconti Mattia, Notari Roberto, Alfonso Mauro e Danesi Samuele. Prima di iniziare l'incontro vorrei fare un minuto di raccoglimento come indicato dalla nostra federazione per la scomparsa del grande atleta Gigi Riva. Grazie a tutti e che vinca il migliore. Grazie. C'è lo scambio, lo fa il nostro tecnico. Grazie. Bene, un cordiale saluto agli appassionati di sport e agli appassionati di bocce in diretta qui dalla bocciofila Caccialanza di Milano, dove sta per andare in scena l'incontro valido per la quarta giornata del campionato di Serie A di bocce tra MP Filtri Caccialanza e Flaminio. MP Filtri Caccialanza naturalmente di Milano e Flaminio di Roma. Abbiamo appena assistito alla presentazione da parte del presidente di MP Filtri Caccialanza, Luigi Sardella, presentazione ufficiale delle squadre. L'incontro sarà diretto da Claudio Angeretti con gli arbitri Marco Besana e Elio Masseroli.
Bene, procediamo con la chiamata in campo alla corsia 2, specialità terra. Bene, abbiamo appena sentito dal direttore di gara Claudio Angeretti la declinazione delle formazioni che daranno vita al primo tempo, alla prima parte di questo incontro che sotto il profilo tecnico si preannuncia davvero molto molto interessante. Noi prenderemo in esame la corsia numero 3, dove si svolgerà fra poco la specialità individuale, 2-7 dell'individuale, fra il campione del mondo Luca Viscusi per Mepifitri Caccialanze e Gabriele Marinelli per Flaminio, un Gabriele Marinelli recente vincitore del trofeo Rinascita 2024. Dicevamo della squadra romana, che ha 3 punti in classifica, arriva nel capoluogo lombardo, diciamo così, galvanizzata dalla preziosa vittoria ottenuta nella giornata precedente a spese dei quotati perugini di Sant'Angelo Montegrillo, al termine comunque di una prova corale che è stata caratterizzata da una notevole determinazione e da pregevoli giocate. D'altronde il tasso tecnico della formazione capitolina si è alzato con l'ingresso, con l'innesto di Andrea Cappellacci e di Gabriele Marinelli. Di fronte ovviamente i vice campioni d'Italia, il team milanese in grado di rispondere al meglio sotto il profilo della qualità, garantita da una rosa che appare completa e che sembra in queste 3 prime giornate, con 3 vittorie consecutive, aver già trovato un proprio e giusto amalgama. Ricordiamo che insomma, tutti sanno insomma, della radicale cambiamento avvenuto all'interno della formazione di casa con la partenza dei fratelli Marco e Paolo Luraghi, con l'arrivo di Mattia Visconti e Pietro Zovadelli. Per Pietro Zovadelli un ritorno, e c'è da dire che comunque la rosa è stata, diciamo così, ampliata, la rosa della formazione milanese, con l'ingresso di Roberto Notari, giocatore completo in grado di sostituire sia un puntista che un tiratore, e con Alfonso Mauro, lui davvero un ottimo tiratore, soprattutto di raffa. E poi c'è il giovane Samuele Danesi. Vedremo insomma come si svolgerà questo incontro, che abbiamo già detto si preannuncia davvero molto interessante. Ci aspettiamo ad esempio un incontro di individuale quantomeno frizzante, con Gabriele Marinelli, atleta votato, diciamo così, all'attacco, e un Luca Viscusi che insomma non ha bisogno di molte presentazioni. Un Luca Viscusi reduce per la verità da un'annata certo non soddisfacente in corrispondenza, diciamo, del suo valore tecnico, ma che ha dato segni di grande ripresa nelle ultime settimane. Dunque vedremo che cosa succederà in questa specialità individuale. Vedremo anche che cosa accadrà nella terna, due terne insomma di considerevole tasso tecnico: Pietro Zovadelli, Mirko Savoretti e Mattia Visconti da una parte, Luca Di Felice, Emiliano Benedetti e Andrea Cappellacci dall'altra, con
la rosa della squadra ospite, che propone anche un Lino Nunziata Rega pronto eventualmente a subentrare in campo. Lino Nunziata Rega, giocatore di grandissima esperienza, grande puntista, ma comunque giocatore abbastanza completo. Stanno per avere inizio gli incontri, sta per partire il primo set. Noi ve l'abbiamo detto, seguiremo l'individuale e vi daremo naturalmente gli aggiornamenti anche sulla partita di Terna che si sta svolgendo sulla corsia 2. È iniziato dunque l'incontro con il primo accosto da parte di Gabriele Marinelli, un Marinelli che dopo la scorsa stagione trascorsa in coppia con Davide Paolucci ha davvero fatto un ulteriore salto di qualità anche sotto il profilo della completezza e, se mi permettete, anche della tranquillità. Vedremo che cosa succederà in questa partita contro il campione del mondo. Subito l'abbiamo visto, un primo accosto di Marinelli molto buono e una risposta altrettanto buona da parte di Viscusi, che è andato immediatamente all'attacco con un sottomano, ha fermato sul gioco e adesso con ogni probabilità farà seguire una raffata sopramano, magari alzando la parabola per coprire il fondo. Vediamo, in effetti è così. Al tiro Viscusi colpisce perfettamente e copre il fondo. Vedremo adesso Marinelli se andrà subito sul pallino oppure se attenderà, per dire così, l'evoluzione di questa prima tornata di gioco. Va in accosto Gabriele Marinelli, gioca dritto per dritto con una boccia che si fermerà prima del pallino a una 50-55 centimetri. Va al tiro, non ci pensa neanche un attimo, sempre sopra mano da parte di Viscusi. Tira, colpisce e di nuovo con la sua a coprire il fondo. Va sul pallino Gabriele Marinelli, subito sul pallino, lo colpisce, pallino va sulla sinistra e conquista il punto Marinelli. Lo vedete, la sua boccia, diciamo, verde più chiara rispetto alle bocce di Viscusi. C'è un punto a terra per Marinelli, fra l'altro mezza nascosta quella boccia dal pallino. Va al tiro comunque Viscusi, la alzerà la parabola, in effetti è così. Colpisce perfettamente e si leva subito un grandissimo applauso dalle tribune della Bocciofila Caccialanza. Davvero una prima tornata di gioco incredibile da parte di entrambi gli atleti. Ecco, abbiamo visto la boccia colpita di salto dalla parte giusta, una raffata davvero incredibile da parte di Viscusi, che conquista i primi tre punti. Si parte sul 3-0 per il campione del mondo con Marinelli, che per la verità non ha sbagliato neanche una boccia e si ritrova sotto di tre punti dopo la prima tornata. Pallino viene impostato da Viscusi, lo vedete, vicino alla linea del volo opposta. Attraversa tutta la corsia per andare in impostazione Viscusi. Direi che è abbastanza buona la prima boccia, un po' corta in effetti, un 55 centimetri, però prima del pallino è sempre comunque una boccia piuttosto fastidiosa, bisogna attraversare tutta la corsia. Lo ha fatto naturalmente Marinelli. Sembra corta però anche questa boccia di Marinelli, davvero al limite, era indirizzata molto bene ma scarsa di forza, e dunque punto che rimane a Viscusi. Intanto approfittiamo di questo momento per salutare alcuni gruppi d'ascolto.
quello della nuova Paolo Colombo, soprattutto Renato Piazza, e poi il gruppo d'ascolto di Roma, che sappiamo folto oggi, in modo particolare il saluto all'amico Aldo De Santis. E poi sappiamo anche dei gruppi d'ascolto, oggi sono due dalla Spagna, da Gran Canaria e addirittura da Tenerife, dove per la verità, diciamo, predomina la specialità della petanca, ma c'è un certo interesse anche per la raffa. Intanto avete visto, aveva conquistato il punto Marinelli, ha colpito Luca Viscusi, si è mosso anche il pallino, lo vedete là in fondo con Elio Masseroli, arbitro di partita, che ha appena segnato i pezzi, e Viscusi appunto è rimasto a Marinelli, va subito al tiro alla boccia del punto, la tira, la sbaglia di un non nulla, una rasoiata che è passata molto molto vicina alla boccia di Marinelli, ma la boccia del punto non si è mossa. E subito viene chiesto un time out da parte di Dario Bracchi. Ricordiamo, intanto ci sono tre possibilità di visioni da vicino da parte di ogni atleta, ogni set, e due time out. Time out dura circa un minuto e dà la possibilità al tecnico, in questo caso Dario Bracchi, di intervenire per dare alcuni consigli al proprio atleta. Pare abbiano, siano arrivati a una determinazione, e in effetti è così, e ci sembra che Luca Viscusi sia già pronto per l'accosto, cercare di andare, certo, o a incastrare la propria boccia là in mezzo, o quantomeno a posizionarla abbastanza vicina al pallino, in modo da impedire al proprio avversario di realizzare tanti punti. In effetti l'ha giocata bene Viscusi, molto bella, direzione perfetta, leggermente corta, ma insomma è lì davanti a meno di 50 centimetri, crediamo 45 circa. Mentre diamo conto del fatto che anche sull'altra corsia è partita bene MP Filtri Caccialanza, 3-0 per la squadra di casa nel primo set della terna. E vediamo inquadrato Gabriele Marinelli, 28 anni, dicevamo reduce da una ottima stagione in coppia con Davide Paolucci, che adesso ha lasciato per andare a vestire la maglia della storica società del Flaminio. È giocata molto bene questa boccia, giocata molto molto bene. Sono due punti per Marinelli. Sapevamo che la partita ci avrebbe riservato scampoli di ottimo gioco, e in effetti queste prime due tornate hanno dimostrato che è davvero così. Vediamo questa al limite, leggermente corta, solo, e lo mettiamo tra virgolette, due punti per Marinelli, che dunque accorcia le distanze. Un'altra giocata caratterizzata da un errore millimetrico da parte di Viscusi, che non è riuscito a tagliare la boccia del punto da tavola a tavola, è passato veramente a un millimetro Viscusi dalla boccia del punto. Ha giocato una buona boccia, una buona guardia, Marinelli ne ha approfittato, almeno in parte è riuscito a realizzare due punti. Elio Masseroli ha appena segnato, appena aggiornato il tabellino, lo vediamo grazie alla regia di Aveglia HD, capitanata da Gianni Patuzzo, con alle camere Giulia Zanchettin e Bob Fraccaroli. Intanto il pallino viene posizionato da Marinelli, poco dopo la linea dell'acchito, gioca una ottima prima boccia,
e parte di nuovo l'attacco. Viscusi sotto mano per lui, vedete, già posizionato, colpisce, ferma sul gioco la boccia di Viscusi, lo vedete, arriva giusta giusta all'MLM sull'ultima linea di gioco, quella dei 24 metri circa. Marinelli in traversata, l'impostazione ancora direi discreta, abbastanza buona questa boccia, non lasciatevi ingannare dalla prospettiva. In ogni caso la boccia è a non più di 50 centimetri dal pallino, è vero, leggermente laterale, tant'è vero che il 31enne campione di erba taglia tutta la corsia da sinistra, riesce a conquistare il punto con un Marinelli che ci sta pensando un po'. Ricordiamo che Luca si era fermato con la prima boccia e va sul pallino Marinelli, attenzione, subito sul pallino, però sbaglia. Adesso vedremo se andrà di nuovo sul pallino oppure se deciderà di attuare una tattica più conservativa, ma conoscendolo in effetti vedete già pronto in pedana. Ancora pallino per Marinelli, attenzione però, doppio errore per lui e adesso possibilità per Viscusi di tirare al secondo punto e cercare di realizzare la giocata grossa. Secondo punto per Viscusi che colpisce perfettamente e realizza 4 punti, si porta dunque sul 7-2 in virtù del doppio errore sul pallino di Marinelli. Dunque buon vantaggio per Viscusi in questo primo set dell'individuale, doppio errore di Marinelli sul pallino. Abbiamo visto adesso in questo replay l'ultima raffata col fermo quasi sul posto da parte del campione del mondo. 3 punti a terra più la boccia in mano, 4 punti per lui nel carniere e nel tabellino che adesso segna 7-2. Pallino che viene posizionato da Viscusi nell'ultimo riquadro di gioco. Si allunga il tiro dunque, si va nell'ultimo riquadro, lo vedete adesso il pallino in mezzo alla corsia con Viscusi che va, pensiamo, a fare quasi un biberon vicinissimo al pallino, anche se il pallino è spostato, lo vedete, lateralmente, dunque potrebbe anche rimanere lì, vediamo. No, si muove tutto, ci sono una serie di rimpalli. E adesso sentiremo che cosa avrà da dire Elio Masseroli. Non lasciamoci ingannare dalla prospettiva dell'inquadratura dall'alto. Vedremo se il punto, come sembra, apparterrà a Marinelli oppure no. Chiede l'aiuto del direttore dell'incontro Claudio Angioretti. Dunque Masseroli ha misurato naturalmente con l'attrezzo l'apposita bacchetta, poi non c'era una distanza sufficiente per capire a chi appartenesse il punto. È entrato in campo Claudio Angioretti, altro arbitro di grandissima esperienza, così come Elio Masseroli e Marco Besana che sta arbitrando sull'altra corsia, lo vediamo là in fondo sulla destra del teleschermo, sta segnando adesso una boccia nella specialità terna.
Vedete, ve l'avevamo detto, non bisogna lasciarsi ingannare dalla prospettiva delle riprese dall'alto, non perché il nostro Bob Fraccaroli faccia delle riprese ingannevoli, ma proprio perché sono giochi di prospettive che non lasciano intravedere dalla nostra posizione a chi effettivamente appartenga il punto. Adesso non ci sono più dubbi, Marinelli riesce a conquistare il punto, c'è ancora però un po' di spazio per Viscusi, che ha l'opportunità di riconquistare il punto e, perché no, mettere una prima ipoteca nel caso su questo primo set, finora indirizzato verso il giocatore della squadra di casa, soprattutto in virtù dell'ultima tornata di gioco con due errori di Marinelli e il due bei sottomano da parte del campione del mondo, che però adesso sbaglia l'accosto, gioca un pochettino corta Viscusi, si deve correggere se vuole riconquistare il punto, ma adesso il vantaggio di boccia, il sovrabboccia, è a favore di Gabriele Marinelli. Intanto ci riprova Luca Viscusi, sempre a partire da destra. Attenzione, perché la forza è più bella, ma è come una sorta di gincana automobilistica. Viscusi riesce a passare, diciamolo anche con un pochettino di fortuna, aveva corretto bene la forza, non tanto la direzione, che ha rischiato davvero di incocciare sulla boccia del suo avversario. Intanto tira il secondo punto Marinelli, tiro lento per lui, colpisce il pezzo dichiarato e mette a terra due punti. Bellissima giocata da parte dell'alfiere del Flaminio di Roma, davvero un'ottima giocata. Si è realizzato quello che aveva in testa il giocatore ospite, davvero una grande giocata da parte di Marinelli, mentre diamo conto che sull'altra corsia, dopo la seconda tornata di gioco, si è ribaltato il risultato. In questo momento Flaminio conduce per 4-3. Tanto ultima boccia per Viscusi, non abbiamo capito la dichiarazione, forse ha dichiarato il secondo punto, vediamo, ho la boccia del punto, sì, no, il secondo punto, esattamente così. Ha realizzato una grande giocata anche Viscusi, abbiamo visto, lo rivediamo anche grazie alla regia, sì, proprio il secondo punto ha tirato Viscusi, ha colpito perfettamente. Adesso attenzione, perché Marinelli ha l'ultima boccia a disposizione, l'ha già giocata, deve assolutamente conquistare il punto, ci riesce, bravo Marinelli, davvero bravo. C'era l'ottavo punto a terra per Viscusi e invece ci portiamo sul 7-3, sempre a favore del campione del mondo. Intanto i nostri saluti vanno anche al di là dell'oceano, a New York, a Peter Rabito, che segue sempre con molta attenzione le cronache e le dirette che si riferiscono al campionato di Serie A qui in Italia. E sappiamo che sta davvero crescendo un grande movimento legato alle bocce anche negli Stati Uniti. Vedremo se questo a livello internazionale potrà portare dei vantaggi al movimento boccistico. Ma torniamo sulla cronaca, anche perché dobbiamo subito registrare un mutamento di strategia da parte di Marinelli, ce lo si poteva aspettare. Pallino posizionato più o meno ai 15 metri e mezzo, pallino corto, e prima boccia di impostazione da parte dello stesso Marinelli, ottima, sottomano per Viscusi, che colpisce però stavolta non ferma sul gioco,
Entrambe le bocce vanno a fondo tavola e comunque conquista il punto. Vi scusi, la sua boccia la vedete là sulla destra, in direzione del pallino. Seconda boccia in accosto per Marinelli. Ancora abbastanza buona, un pochettino più corta, però siamo sempre nell'ordine dei 40-45 centimetri, ma come vedete, mi scusi, ha già deciso di andare in accosto, ad attraversare la corsia, spinge con tutte le sue forze, ma la boccia ci sembra buona, arriva perfettamente, si posiziona in mezzo fra la boccia di Marinelli e il pallino, e è già pronto Marinelli, crediamo che vada sul pallino senza ombra di dubbio. Giocata obbligata per il giocatore del Flaminio, questa volta lo colpisce, è sfortunato Marinelli, pallino va proprio dritto là nell'angolo alla destra dove c'è la boccia di Viscusi. Dunque ottavo punto a terra per Viscusi, due bocce a disposizione per Luca e una sola boccia per Marinelli. Davvero stretto alle corde, diciamo così, potrebbe andare sul pallino forse o tentare un accosto nella speranza di incastrare la propria boccia là in mezzo. Alla fine si decide di tirare al pallino Marinelli, un tiro davvero complicato, costretto ad andare anche un po' per traverso, lo sbaglia, colpisce la boccia del punto, dunque termina questo primo set dell'individuale sul punteggio di 8-3 a favore di Viscusi, che regala un primo punto a MP Filtri Caccialanza. Set comunque frizzantino e determinato, l'esito finale è stato determinato dal doppio errore nella terza tornata da parte di Gabriele Marinelli, mentre intanto tutti stanno attendendo il sottomano di Benedetti, che ferma addirittura sul gioco quasi all'ultimo segno. E con il sottomano, che peraltro abbiamo visto, realizzano tre punti i giocatori romani. No, hanno fatto partite i giocatori romani. Dunque si chiude il primo set della terna sull'8-3 per Flaminio. Dunque andiamo sull'1-1 quanto set, una giocata davvero spettacolare che noi abbiamo colto solo nell'ultimo momento, nell'ultimo particolare di questa giocata, dove crediamo ci siano stati un altro paio di fermi, crediamo uno da parte di Cappellacci, ma poi alla fine è stato proprio Emiliano Benedetti che è riuscito a fermare la propria boccia nell'ultimo riquadro. È così riuscito a conquistare i quattro punti necessari per la formazione ospite per aggiudicarsi questo primo set della terna. Dunque risultato in perfetta parità 1-1 quanto a set tra MP Filtri Caccialanza e Flaminio. Tanto vediamo di nuovo la situazione nella corsia numero 3, quella dell'individuale, dove è rimasto punto per Viscusi a fondo tavola, un punto di una cinquantina di centimetri, pallino più o meno posizionato in mezzo alla corsia, con Marinelli che è andato in accosto. Adesso Masseroli prima ha scosso la testa, segno di diniego, ma poi naturalmente si è prestato subito a misurare, conferma quella che era stata la sua prima impressione,
punto che rimane a Viscusi e adesso decide di andare al tiro alla boccia del punto. Gabriele Marinelli, già deciso, alza la parabola, sbaglia però il tiro. Errore per Marinelli, che comunque vadano le cose, ha a terra una buona guardia. È sceso in campo anche il commissario tecnico Luigi Giaccaglia. Ricordiamo che Marinelli ha a disposizione solo una boccia, mentre Viscusi ha a disposizione altre tre. Lo ricordiamo, risultati praticamente all'opposto. Viscusi che si è aggiudicato il set nell'individuale per 8-3 e sull'altra corsia Luca Di Felice, Emiliano Benedetti e Andrea Cappellacci si sono aggiudicati il primo set interna per 8-3 nei confronti di Pietro Zavadelli, Mirko Savoretti e Mattia Visconti. Dunque, dicevamo, ultima boccia in mano per Marinelli. Decide per l'accosto, vuole cercare di conquistare il punto o quantomeno posizionare un'altra boccia lì a ostacolare il cammino di quella del suo avversario. Non ci riesce, la boccia era perfetta di forza, dovrebbe essere fuori dal punto. Lui fa un segno come dire al suo avversario, non credo di aver conquistato il punto. Lo conferma anche Elio Masseroli. Adesso attenzione, perché Viscusi ha a disposizione tre bocce. Per quel poco che ci ricordiamo di quella corsia, non è facilissimo posizionare le bocce lì all'interno di quello spazio. Lì la corsia tende a mandare le bocce verso l'asse laterale sinistra. Però un po' di spazio c'è. Luca ha giocata, diciamo così, in modo abbastanza deciso, avendo come punto di riferimento la boccia corta del suo avversario. Vedete che la direzione era anche giusta, avesse avuto un po' di forza in più, sarebbe scesa quella boccia e sarebbe entrata a far da secondo punto. Intanto ha chiesto un po' di notizie, gliele dà Masseroli. Terza boccia per Luca Viscusi, ancora in accosto. Ancora corta questa boccia da parte di Viscusi. In effetti lo vediamo proprio, no? Non è riuscito praticamente a dosare la forza, perché in effetti quanto a direzione le bocce erano giocate perfettamente. Adesso si è risolto per cercare di utilizzare la pendenza sull'asse laterale sinistra, ma realizza solo un punto Viscusi. Questa volta non ne ha approfittato, non è riuscito a inserire neanche una boccia, se ne rammarica il campione del mondo. Avevamo detto, non era facilissimo, la posizione un po' strana, soprattutto con la boccia corta di Marinelli che chiudeva, diciamo così, la strada al suo avversario. E intanto notiamo il pallino posizionato al centro della corsia, poco oltre la linea del volo opposta, con una prima boccia in impostazione da parte di Viscusi, tutt'altro che male. Davanti al pallino
a una cinquantina di centimetri, ma è proprio in strada, leggermente divaricata sulla sinistra rispetto al pallino, ma insomma non male questa boccia. Decide per l'accosto, quasi dritto per dritto, si sposta in effetti un po' sulla destra della corsia Marinelli, mentre il pubblico è cresciuto, sempre più numeroso ad assistere a questo incontro davvero di cartello. Giocatori importanti oggi sulle corsie, ma abbiamo già detto in altre occasioni, questo campionato sarà un campionato equilibrato e difficile per tutte le formazioni che si sono rinforzate e hanno atleti di grande esperienza e di grande valore tecnico, tutte quante. Poi è logico, alla fine crediamo che, come avviene nello sport, in qualsiasi sport, le squadre meglio attrezzate riescano ad arrivare alle fasi finali, ma ogni partita non è mai scontata. Al tiro Viscusi, sopramano per lui, tira, c'è un rimpallo sul pallino. E comunque le bocce ritornano molto indietro. Potrebbe anche aver conquistato il punto Viscusi, in ogni caso, lo vedete, il pallino è a fondo tavola, un metro circa dall'asse laterale sinistra. Dà un'occhiata a Masseroli, poi è costretto dal suo ruolo a misurare. Già è entrato il direttore dell'incontro con la sua esperienza, Claudio Angeretti, gli ha detto: caro Elio, facciamo subito con il misurino di precisione, e così non ci sono storie. Eccoli qui. Il punto dunque è verde chiaro, per cui appartiene a Gabriele Marinelli, già pronto in pedana Viscusi. Che sfrutta la pendenza sulla parte sinistra della corsia, arriva, diciamo, con una forza perfetta di fianco al pallino. Il suo punto è una sessantina di centimetri. Ha chiesto a quanto dista il pallino dalla tavola di fondo, perché naturalmente Marinelli voleva appurare se ci fosse la possibilità di tirare magari un tiro lento alla boccia del punto, ma ha capito da quello che gli ha detto Masseroli che la boccia non può passare dietro il pallino. Nonostante questo, in ogni caso, va a visionare il gioco da vicino Marinelli. Ci sono tre possibilità per ogni set, per ogni giocatore. Sta osservando un po' la situazione. Effettivamente ci sembra abbastanza pericoloso tirare la boccia del punto dalla parte di Marinelli, che insomma il pallino potrebbe muoversi, andare sulla destra e potrebbe ipoteticamente lasciare due punti a terra al suo avversario, ma non vogliamo certo sostituirci al campione del Flaminio. Vedremo che cosa succederà. Alla fine decide di tirare la propria boccia corta Marinelli. La colpisce. Poi c'è un rimpallo che non lo favorisce. E il punto che rimane a Viscusi. Adesso ultima boccia per lui. Per Marinelli, naturalmente. E adesso invece tira alla boccia del punto, un tiro lento, perché vedete, adesso anche muovendo il pallino c'era la possibilità di portarlo vicino alle proprie bocce. Non è stato così, il pallino si è mosso, anche se noi eravamo un po' impallati dall'arbitro Elio Masseroli.
il punto è rimasto a Viscusi, che ha ancora una boccia a disposizione per incrementare il proprio vantaggio iniziale in questo secondo set della specialità individuale. Conduce già 1-0, 2-0 virtuale a terra, e ultima boccia per lui, giocata molto bene, vedremo se avrà la forza sufficiente. Non è così, un solo punto per Viscusi, e quindi si va sul 2-0, mentre nella specialità terna il vantaggio per ora è di 1-0 per il Flaminio, lo potete vedere anche in sovrimpressione. Vediamo inquadrato Luca Viscusi, sempre molto concentrato all'impostazione del gioco in accosto. Prima permetteteci una battuta, intanto la sua boccia non è granché questa volta, un po' troppo corta, a una novantina di centimetri ci sembra prima del pallino, dunque non granché questa boccia impostazione da parte di Viscusi. E dicevamo, permetteteci una battuta, visto che ha anche concluso il primo set con un sottomano. Voi sapete che naturalmente in modo scherzoso gliel'abbiamo detto anche prima al campione romano, a Benedetti, abbiamo detto che c'è già in atto una sottoscrizione per raccogliere firme, perché vogliamo assicurare il suo sottomano, è patrimonio mondiale dell'umanità e dunque dobbiamo mantenerlo. E lui, beh, oggi, adesso al di là di questa stupida mia battuta, però davvero ha dimostrato, ed è andato a chiudere il primo set dell'Atena con un sottomano veramente spettacoloso. Non sono certo io a scoprire i meriti boccistici di Emiliano Benedetti. Torniamo nella vivida cronaca dell'individuale con Viscusi, che ha riconquistato il punto, e Gabriele Marinelli ha colpito, dunque senza grandi problemi, di nuovo in accosto. Viscusi è da attraversare tutta la corsia. Questa volta è un po' lunga, però conquista il punto in ogni caso. Ma va al tiro Marinelli, va al tiro comunque al vantaggio di boccia. Questa è la sua impostazione. Colpisce molto bene. Tanto rivediamo lo stile piuttosto fluido di Marinelli. E oggi, insomma, sull'altra corsia, a proposito di stili di gioco fluidi, ci sono anche altri due signori come Andrea Cappellacci e Mattia Visconti, che non si tirano certo indietro. Avremo modo di ammirarli magari nella seconda parte di questo incontro. Intanto Viscusi riconquista il punto. Al tiro di nuovo Marinelli, ne prende un pizzico ma è sufficiente, e conquista un punto. Si va sul 2-1 a favore di Viscusi in questo secondo set della specialità individuale. Abbiamo detto primo set frizzantino, davvero bello, con, peccato per lui, un doppio errore sul pallino da parte di Marinelli, gli è costato 4 punti e praticamente lì il set è svoltato. E c'è stato davvero un uno switch favorevole al campione del mondo.
Intanto 2-1, pallino per Marinelli che imposta gioco corto sui 15 metri, gioca molto bene Marinelli. E vediamo se andrà in attacco sulla boccia del punto Viscusi o se andrà direttamente sul pallino, non abbiamo capito la dichiarazione. In effetti è andato sul pallino Viscusi, però ne ha preso solo un pizzico, punto che rimane a Flaminio, e pallino adesso posizionato sulla parte destra del campo, poco prima della linea dell'acchito. Per il momento Viscusi decide di andare in accosto, dunque in questo momento non forza il gioco il campione del mondo. 2-1 a suo vantaggio in questo secondo set. Buona anche la boccia di Luca. Adesso vedremo se assisteremo a un sottomano da parte di Marinelli oppure a un sopramano. Vediamo, sopramano per lui nel tentativo di coprire il fondo, ma attenzione perché salta fuori dalla corsia. Adesso lo rivedremo, vedete, ha alzato un po' la parabola naturalmente per evitare qualsiasi rimpallo sul pallino, però così facendo ha colpito la boccia sulla parte destra e dunque per ora in fondo solo bocce, solo le due bocce di Viscusi. Gioca ancora bene il campione del mondo davanti al pallino. Ecco, stringe di nuovo al tiro Marinelli, adesso si mette tutto per traverso con l'idea di farla pulita. Naturalmente il pericolo per lui è quello di trascinare a fondo tavola anche il pallino. Colpisce molto bene Marinelli e però va a coprire il fondo, ma si mette tutto in un angolo e certamente va sul pallino Viscusi. Vedremo se colpirà oppure lo lascerà lì. Colpisce ancora, però ne prende ancora un pizzico. Non sappiamo se siano un punto o due per Marinelli, lo vedremo subito. Elio Masseroli dichiara che il punto era comunque conquistato e dunque un punto solo per Marinelli, si va sul 2-2. Mentre sull'altra corsia il punteggio è di 2-1 a favore del Flaminio nella specialità terna. Fino a questo momento equilibrio qui alla Caccialanza di Milano, ma non c'erano tanti dubbi. Poi, a prescindere da come possa andare a finire, è evidente che il tasso tecnico delle due formazioni è davvero molto alto e ogni risultato qui è possibile. Intanto ribadisce il gioco a metà campo, lo vedete, questa volta accorcia ancora un po' di più, 14 metri e mezzo, 14,60. Boccia che si posiziona, molto bella quella di Marinelli, si posiziona di fianco al pallino a 25 centimetri, forse anche un po' meno. Decide per l'accosto. Viscusi la gioca molto bene. Va a conquistare il punto davanti al pallino a pochi centimetri. Adesso costretto al tiro Marinelli. Vedremo se la porterà via pulito oppure se assisteremo a un'altra giocata in fondo alle tavole. Ecco il tiro Marinelli e colpisce, si muove anche il pallino, vedremo. Non è arrivata a fondo tavola la boccia di Marinelli, vedete, si è fermata. E dunque punto che è rimasto a Viscusi, intanto gli applausi che avete sentito.
Sono all'indirizzo di Andrea Cappellacci, che ha appena effettuato un cambio boccia con un sottomano sull'altra corsia. Adesso giocata in accosto da parte di Gabriele Marinelli, che conquista il punto, anche se per la verità è un punto, diciamo così, conquistabile, insomma non male, meno di 60 centimetri, pallino è quella che ogni tanto si definisce zona di nessuno, perché è staccato dalla tavola di almeno un metro. Vediamo adesso Luca, che la indirizza molto bene ma non dosa sufficientemente bene la forza. Dunque misura Elio Masseroli e poi dichiara che il punto è rimasto a Marinelli. Ci sta pensando, vi scusi, poi alla fine decide di tirare alla boccia del punto. In effetti giocata anche condivisibile. Intanto colpisce in pieno, mette a terra sicuramente due punti, no, sono tre punti a terra per Viscusi. Questa è la dichiarazione di Elio Masseroli. Vedete, avete visto questo rimpallo con la boccia di Viscusi che si è fermata proprio a fondo tavola, mentre adesso assistiamo a un tiro sulla corta da parte di Marinelli. C'è una serie di rimpalli, non è fortunato il giocatore del Flaminio, perché rimane sicuramente un punto a Viscusi. Adesso vedremo, misurerà Masseroli. Dovrebbe essere un punto solo per Viscusi, lo vedremo. Entro breve sapremo se effettivamente sarà così. È un solo punto per... Crediamo che Viscusi intanto stia attendendo il tiro di Benedetti sull'altra corsia e poi tirerà al secondo punto. Anche qui possibilità di una giocata grossa per lui. Dovesse colpire, naturalmente potrebbe realizzare molti punti. Secondo punto per Viscusi, che colpisce, si è preso naturalmente un rischio, ma la boccia scivola via e vedremo quanti punti avrà realizzato Viscusi. Ci sembra un paio sicuramente, c'è da guardare per tre o forse addirittura per quattro. No, quella è fuori. Allora, pensiamo che ci siano due punti sicuri per Viscusi e stiano misurando per il terzo punto. Dunque, tornata favorevole a Viscusi, anche per la verità in seguito a una carambola sfortunata di Marinelli, insomma non è riuscito a piazzare le proprie bocce là, colpendo la sua boccia corta. Adesso sentiremo da Masseroli con l'aiuto di Angeretti, e se non abbiamo capito male sono tre punti per Luca Viscusi, che si porta così a condurre per 5-2. Attendiamo l'ufficializzazione. Sono tre punti, abbiamo atteso, siamo stati esauditi in questa nostra attesa dall'arbitro Elio Masseroli, anche dal direttore dell'incontro Claudio Angeretti. Pallino adesso nell'ultimo riquadro di gioco al centro della corsia, posizionato lì da Luca Viscusi, che sta conducendo anche in questo secondo set per 5-2. Impostazione molto buona da parte di Viscusi, con Marinelli già pronto in pedana per il tiro, colpisce. Amici, insomma, dobbiamo dire che il livello di gioco fino a questo momento
è stato davvero molto molto alto. Piccole sfumature, piccoli errori, ma livello tecnico di assoluta rilevanza. E questa è la gioia per tutti gli appassionati che ci stanno seguendo da tutte le parti d'Italia, così come sicuramente altri appassionati staranno seguendo l'incontro a Vigasio, sempre trasmesso da Avelia HD. Vigasio che sta giocando contro la Kennedy AF Accessori. Intanto colpisce anche Viscusi, che riconquista il punto. Davvero, come diciamo in queste occasioni, sollucchero per gli appassionati, perché qui spesso siamo davvero all'università delle bocce, non solo naturalmente per il valore della squadra di casa, ma spesso, quasi sempre, anche per il valore degli ospiti, di tutti coloro che vengono a giocare. L'abbiamo detto, quest'anno sarà un campionato strepitoso, amici. Attenzione, sottomano per Viscusi, che però sbaglia. Attenzione, errore per lui, ha forzato il gioco, un sottomano per Viscusi, perché naturalmente, lo ricordiamo, conduce 5-2, e dunque c'era anche la possibilità per lui di realizzare partita. Avesse colpito e fermato sul gioco, naturalmente avrebbe messo in difficoltà il suo avversario. Non è stato così, errore per Viscusi, che adesso l'ha giocata dritta per dritta, vediamo, è proprio al limite di forza. Giocata bene, ma non arriva, e dunque occasione per Marinelli, che ha a terra il 5-3 virtuale e potrebbe anche inserire il quarto punto. Vediamo. Un po' laterale la boccia di Marinelli, era giusta di forza. Un punto solo ci sembra abbia realizzato il giocatore della Flaminio, in effetti è così. Si va dunque sul 5-3 in questo secondo set, mentre sull'altra corsia diamo conto del fatto che stanno prendendo largo ancora i romani, stanno conducendo per 5-1. Mentre torniamo con le telecamere sulla corsia numero 3, di nuovo Marinelli, quasi al bindellino, ai 15 metri, gioco corto per lui, ormai è una costante per il campione del Flaminio, che questa volta però imposta male, la boccia corta per lui, troppo corta, a una novantina di centimetri. Mentre abbiamo visto inquadrata la nostra collaboratrice Giulia Zacchettin, ormai da tempo impegnata con Bobba Fraccaroli e con la regia di Gianni Patuzzo per Avelia HD, conquista il punto intanto Viscusi, e decide di andare sul pallino subito. Marinelli, decisione condivisibile, però ne prende solo un pizzico. Si muove, sì, il pallino, conquista il punto. Il pallino, lo vedete, va appena dopo la linea d'acchito sulla parte destra del campo. Vantaggio di boccia per Viscusi, che si appresta all'accosto. C'è
cerca di approfittare della lieve pendenza dell'asse laterale destra, tocca lievemente il pallino, ma insomma va a bersaglio, quasi davvero perfetta la boccia di Viscusi. Tira Marinelli, l'idea è quella di portare in fondo tutto. Pallino rimane lì però. Vedete, abbiamo osservato, lo vediamo ancora il replay, la bocciata pulita da parte di Marinelli, e Viscusi che ancora una volta gioca una buona boccia davanti al pallino. Ultima boccia per Gabriele Marinelli, che va a cercare di conquistare il punto facendo sgrondare leggermente la propria boccia dalla parte destra. Non riesce a passare, incoccia la sua boccia in quella di Viscusi, che ha dunque punto a terra e un'altra boccia in mano. Possibilità di andare sul, di portarsi sul 7-3, vediamo se ci riuscirà. Non è facilissimo, non c'è tanto campo, l'ha giocata bene però Viscusi e inserisce due punti, si porta dunque sul 7-3 in questo secondo set dell'individuale. Mentre sull'altra corsia, sulla corsia della terna, c'è ancora una tornata che potrebbe essere favorevole alla squadra ospite. Comunque ve ne daremo conto. Noi torniamo sulla corsia 3, qui per l'individuale 7-3 a favore di Viscusi su Marinelli, e pallino sempre posizionato nell'ultimo riquadro con Luca impegnato nell'accosto. Gioca quasi dritto per dritto, sembra leggermente corta la boccia di Viscusi, comunque in gioco una sessantina di centimetri. Ma con la possibilità da parte di Marinelli di conquistare il punto abbastanza agevolmente, spazio ce n'è. Sembra buona la boccia di Marinelli, la incastra lì in mezzo, fa il punto e andrà con ogni probabilità al tiro. Viscusi è già pronto in pedana, lo vedete, giù il braccio e colpisce perfettamente. E intanto dobbiamo dire tribune non piene, ma insomma un pubblico abbastanza numeroso a seguire questa partita, mentre adesso crediamo che vada all'attacco. In effetti è così. Marinelli, un sottomano per lui, non la colpisce bene, ma il fatto che ne abbia colpito solo un quarto fa sì che la propria boccia rientri, dunque il fatto fondamentale per lui è che ci siano due punti a terra. Adesso giocherà una boccia tattica Viscusi, la giocherà lunga sicuramente per invogliare il proprio avversario ad andare in accosto. E così, lo vedete, non è una boccia sbagliata, naturalmente lo diciamo a beneficio di coloro che magari non conoscono tanto bene il nostro sport. Questa è una boccia tattica di Viscusi. Torna quasi a fare il punto. In effetti, per fortuna di Marinelli non è così, vedete davvero cose incredibili. È tornata 3 metri la boccia di Viscusi, adesso c'è solo un punto a terra per Marinelli. Il gioco
stavolta obbligato. Il campione del mondo va in accosto, a 7 punti in tabella, dunque giocherà per andare vicino al pallino. Spetterà a Marinelli colpire questa boccia se vorrà togliere partita al suo avversario. La gioca molto bene, anche una boccia a bersaglio. Adesso attenzione, perché se non abbiamo capito male va sul boccia del punto per Marinelli, che ferma sul posto e un punto solo per lui, un rimpallo sfortunatissimo, lo vedete, per Marinelli. Addirittura, se non avesse fatto il fermo quasi sul posto, lo vedete, davvero un gran tiro per lui, avrebbe potuto perdere partita, insomma sarebbe stata veramente una disdetta. Comunque un punto ancora per lui, si porta sul 7-4 Gabriele Marinelli, mentre sull'altra corsia 7-1 sta conducendo Flaminio, con la terna di casa in grande difficoltà. Vi daremo conto molto presto di quanto succederà sull'altra corsia. Intanto si riprende dopo davvero una grande raffatta sottomano da parte di Marinelli. Avete visto la boccia che era semi nascosta addirittura dal pallino, eppure ha fermato sul gioco Marinelli, ha conquistato un punto a causa del rimpallo sfortunato, e adesso imposta molto bene con il pallino, che è stato posizionato non più proprio cortissimo ma più o meno sui 17 metri. Prima boccia a una cinquantina di centimetri da parte di Marinelli, ad attraversare di sghimbescio tutta la corsia. Viscusi, è leggermente lunga la sua boccia, ma dovrebbe conquistare il punto. Si ferma, in effetti è così. Decide di difendere comunque il proprio punto. Marinelli tira, colpisce perfettamente. Manda tutto in fondo. Conquista un punto Gabriele. Adesso a Viscusi. La decisione da prendere. Sta attendendo il tiro di Savoretti. Ancora un accosto per il campione del mondo, sempre in traversata, a cercare di conquistare il punto di Marinelli. Ancora leggermente lunga, un po' più lunga questa volta la boccia di Viscusi, che però conquista il punto. È qui per salvarsi, però pensiamo che... intanto misura Masseroli, attenzione. Sì, poi conferma, il punto è preso. È qui per salvarsi Marinelli. Deve incastrare la propria boccia lì in mezzo per mettere sotto rimpallo il proprio avversario, per impedirgli di fare partita. Va sulla sua Marinelli, attenzione, perché potrebbe anche aver messo terra due punti. Sta misurando se dal segno effettuato siano o no 50 centimetri. La giocata è regolare come pensavamo. E sono due punti per Marinelli. Dunque grande giocata in accosto per Gabriele. Adesso Viscusi va al tiro sulla boccia, quella corta, quella più corta, per tentare una carambola. Una carambola che riesce, ma riesce però in modo sbagliato sulla propria boccia. Ci sono adesso due punti a terra per Marinelli e sarà costretto ad andare al tiro sul pallino Viscusi.
Quindi attenzione, importantissima questa raffata sul pallino, lo colpisce Luca e mette a terra due o tre punti, insomma comunque lui ha 7 punti in tabella, il punto è molto bello, una quarantina di centimetri, e all'ultima boccia in mano Gabriele Marinelli non ci ha pensato su un attimo, ha deciso di andare in accosto, gioca dritto per dritto, bisogna togliere quel punto là in fondo alla tavola. Però sbaglia la direzione Marinelli, sbaglia la direzione, forse la forza poteva andar bene, ma va a incocciare in una propria boccia corta e non conquista il punto di Viscusi. Dunque 2 set per Viscusi, che si è aggiudicato anche il secondo set per 8-4 nei riguardi di Gabriele Marinelli. E adesso, se la regia mi dice che è possibile, ci spostiamo sul campo numero 2, anche perché potrebbe anche essere l'ultima tornata di gioco della specialità terna. Crediamo abbia in mano solo una boccia Savoretti, ci sono 2 punti a terra per la terna avversaria. Davvero Savoretti sul tiro, tiro al pallino, lo colpisce di precisione, attenzione però c'è anche una boccia degli avversari, e comunque dice Cappellacci a Benedetti: guarda Emiliano che hanno un solo punto, dunque via quella boccia, noi vinciamo anche questo secondo set. Vediamo dunque il tiro di Emiliano Benedetti alla boccia del punto. Tiro, colpisce, attenzione però ci sono un po' di rimpalli, alla fine la fortuna premia Benedetti, che comunque aveva colpito la boccia del punto, e meritatamente, da quello che abbiamo intravisto, Flaminio si aggiudica anche questo secondo set della specialità terna per 8-1, due set vinti piuttosto nettamente, diciamo, interna dagli ospiti, così come piuttosto nettamente, anche se la prova di Marinelli è stata tutt'altro che negativa, piuttosto nettamente Luca Viscusi ha vinto entrambi i set nell'individuale. Si va dunque al riposo sul risultato di 2-2. A questo punto linea alla regia e noi ci ritroveremo fra qualche minuto per la ripresa di questo interessantissimo incontro tra MP Filtri Caccialanza e Flaminio. Quanto può essere importante un centimetro? Da quando siamo nati ne abbiamo percorsa di strada. Un centimetro alla volta abbiamo innovato i nostri prodotti. Siamo diventati sempre più competitivi. Ci siamo adattati al mondo che cambia. Abbiamo lottato per superare i momenti di difficoltà. Grazie all'impegno e alla ricerca siamo migliorati centimetro dopo centimetro. La nostra passione è fatta di centimetri. E alla fine tutti questi centimetri presi insieme hanno fatto la differenza. Cosa ci aspetta in futuro? Sempre un centimetro in più.
Il tuo campo da bocce richiede troppi lavori di manutenzione. Immagina un campo da bocce sintetico che non ha bisogno di manutenzione e che può essere usato in qualsiasi momento. Oppure è un campo da bocce che devi sistemare o rimodernare? Vorresti livellarlo? Riparare le zone rotte o rigonfie? Rigenerare il manto finale? Cerchi un professionista, qualcuno di competente che sappia consigliarti quello che veramente ti serve e che sappia davvero come operare? Cosa aspetti? Contatta colleonibocce.com. Possono trasformare il tuo campo da così a così. Contattali per un preventivo gratuito. Lavoro garantito. Colleonibocce.com. Gli specialisti dei campi da bocce. Avellia è il partner giusto per garantire al tuo business una connessione internet stabile, veloce ed affidabile, ideale per abilitare la tua azienda a qualsiasi servizio cloud. Avellia ti aiuta a scegliere la soluzione più adatta alle tue necessità e ti offre servizi a valore aggiunto per sviluppare il tuo potenziale, come la doppia rete Wi-Fi per dare il massimo ai tuoi ospiti senza rallentare il collegamento aziendale, o la linea di backup in tecnologia alternativa per garantirti sempre la continuità del servizio e l'accesso ai tuoi servizi cloud. Avellia installa inoltre centralini VoIP di ultima generazione che permettono maggiore flessibilità per integrarsi al meglio con il tuo business. Avellia, internet e fibra per le tue passioni.
quanto può essere importante un centimetro. Da quando siamo nati, ne abbiamo percorsa di strada. Un centimetro alla volta abbiamo innovato i nostri prodotti. Siamo diventati sempre più competitivi. Ci siamo adattati al mondo che cambia. Abbiamo lottato per superare i momenti di difficoltà. Grazie all'impegno e alla ricerca siamo migliorati centimetro dopo centimetro. La nostra passione è fatta di centimetri. E alla fine tutti questi centimetri presi insieme hanno fatto la differenza. Cosa ci aspetta in futuro? Sempre un centimetro in più. Il tuo campo da bocce richiede troppi lavori di manutenzione. Immagina un campo da bocce sintetico che non ha bisogno di manutenzione e che può essere usato in qualsiasi momento. Oppure è un campo da bocce che devi sistemare o rimodernare? Vorresti livellarlo? Riparare le zone rotte o rigonfie? Rigenerare il manto finale? Cerchi un professionista, qualcuno di competente che sappia consigliarti quello che veramente ti serve e che sappia davvero come operare? Cosa aspetti? Contatta colleonibocce.com. Possono trasformare il tuo campo da così a così. Contattali per un preventivo gratuito. Lavoro garantito. Colleonibocce.com. Gli specialisti dei campi da bocce. Avellia è il partner giusto per garantire al tuo business una connessione internet stabile, veloce ed affidabile, ideale per abilitare la tua azienda a qualsiasi servizio cloud. Avellia ti aiuta a scegliere la soluzione più adatta alle tue necessità e ti offre servizi a valore aggiunto per sviluppare il tuo potenziale, come la doppia rete Wi-Fi per dare il massimo ai tuoi ospiti senza rallentare il collegamento aziendale, o la linea di backup in tecnologia alternativa per garantirti sempre la continuità del servizio e l'accesso ai tuoi servizi cloud. Avellia installa inoltre centralini VoIP di ultima generazione che permettono maggiore flessibilità per integrarsi al meglio con il tuo business. Avellia, internet e fibra per le tue passioni. Thank you.
dell'incontro tra Flaminio e MP Filtri Caccialanza. Una partita che si è chiusa dopo il primo tempo sul 2-2 in conseguenza delle due vittorie da parte di Luca Viscusi nell'individuale contro Gabriele Marinelli e delle due vittorie nei due set di Terna da parte della formazione ospite con Di Felice, Emiliano Benedetti e Cappellacci, che hanno prevasso su Zovadelli, Savoretti e Visconti. Adesso siamo passati alle coppie, stiamo vedendo proprio la prima tornata sempre sulla corsia numero 3 dove sta arbitrando Elio Masseroli, e l'incontro è tra Mattia Visconti, che vediamo inquadrato proprio adesso, e Luca Viscusi, che controbattono, affrontano Gabriele Marinelli e Emiliano Benedetti. Sull'altra corsia impegnati Pietro Zovadelli e Mirko Savoretti per MP Filtri Caccialanza e Luca Di Felice e Andrea Cappellacci per Flaminio. Abbiamo detto, tasso tecnico che si è alzato per la squadra romana, lo diciamo con molto rispetto per tutti quanti, davvero insomma una compagine che anche qui sta dimostrando il proprio valore. Adesso in questa prima tornata, dopo una prima boccia così così da parte di Luca, adesso Viscusi riesce per pochissimo a riconquistare il punto, e ultima boccia in mano a Emiliano Benedetti, che ha dunque l'opportunità di inserire il primo punto per Flaminio. Vedremo se ci riuscirà. Senza troppi problemi Benedetti si aggiudica il primo punto per la formazione romana. Tra l'altro una curiosità, dobbiamo dire, insomma, io pensavo, lo confesso, insomma, pensavo che Emiliano Benedetti potesse fare il puntista in questa coppia. In realtà invece sono partiti con Gabriele Marinelli in accosto e Benedetti come secondo. È interessante, diciamo così, comunque una coppia d'attacco, così come una coppia d'attacco anche quella nuova, novella di quest'anno, formata dal campione del mondo Luca Viscusi con il giovane rampante Mattia Visconti. Intanto, sì, è proprio così, Gabriele Marinelli in impostazione con il pallino posizionato tra la linea d'acchito e la linea del volo opposta. Intanto approfittiamo di questo istante per questi momenti, primi momenti della ripresa, per salutare altri gruppi di ascolto. Questa volta il gruppo d'ascolto della Valtellina, in modo particolare un saluto al delegato FIB di Sondrio Marco Moiola, e poi gruppo d'ascolto in provincia di Pavia, al bocciodromo di Godiasco, Veronica e tutti gli amici lì convenuti. Ormai insomma è una consuetudine seguire le dirette del campionato di Serie A, mentre osserviamo Benedetti al tiro, sopra mano per lui, la fa pulita. Grazie alla regia di Gianni Patuzzo possiamo osservare il replay di questa giocata di Benedetti. Lo ricordiamo, ha chiuso il primo set di Terna con una raffata all'ultimo segno sotto mano, praticamente cambiandola quasi sul posto. Davvero un grande numero quello di Emiliano Benedetti. Adesso osserviamo questa seconda boccia da parte di Viscusi, che arriva lì lì, deve misurare Elio Masseroli,
E poi alza la bacchetta in verticale, dice punto fatto, tocca di nuovo a Emiliano Mimi Benedetti, tirare, colpisce il campione romano a difendere quel punto, ma adesso è rientrata però la boccia di MP Filtri Caccialanza e il sovraboccia è per Mattia Visconti, già pronto al tiro. Sotto mano per lui, colpisce perfettamente e conquista due punti. Già pronto per il tiro sul pallino, Marinelli lo colpisce perfettamente, attenzione però c'è un rimpallo, giocata sfortunata per Marinelli, non ci fosse stato quel rimpallo, il pallino lo vedete sarebbe andato sulla parte destra del campo e ci sarebbero stati a terra addirittura tre punti per Flaminio, dunque rimpallo determinante con punto a terra per MP Filtri Caccialanza e ultima boccia in mano per Mattia Visconti che gioca in accosto abbastanza bene ma non ha la forza sufficiente per entrare, dunque si va sull'1-1 in questo primo set della coppia qui sulla corsia numero 3 tra Viscusi e Visconti e Marinelli Benedetti dall'altra parte. Pallino intanto che giunge paracadutato nell'ultimo riquadro sulla parte sinistra del campo con Luca Viscusi che va in traversata a cercare di impostare. Prima boccia per lui, tocca il pallino, va oltre il pallino la boccia di Viscusi, ma stiamo parlando comunque di un punto di una quarantina di centimetri. Con Marinelli che cerca di rispondere andando in traversata. Gioca piuttosto bene, la boccia scivola via però e rimane punto alla squadra di casa. Già pronto in pedana, lo vedete. Benedetti che si angola ma non riesce, cioè colpisce ma non riesce a farla pulita e conquista il punto, ma c'è stato un rimpallo, l'abbiamo visto, sul secondo punto di Marinelli, dunque sarà agevole per Viscusi a riconquistare il punto, la gioca come direzione esattamente come prima, sempre in traversata. Ancora molto bella la boccia di Viscusi davanti al pallino a una trentina di centimetri, un'ottima boccia e vedremo che cosa decideranno, ma è già pronto in pedana Benedetti al tiro subito, la colpisce, la prende di sfaccio diciamo così e va a conquistare un punto. E si posiziona più o meno dove si era posizionato Viscusi, anche Visconti
va in accosto, ha il vantaggio di Boccia, gioca molto bene anche lui, va a bersaglio e adesso Benedetti lo consiglia, gli dice fai la stessa strada che ha fatto il tuo avversario, cerca di venire lì, se possibile di appoggiarti e fare il punto, se no di giocare una buona boccia di fianco. In effetti è così, è comunque una discreta guardia laterale, 40 cm rispetto al pallino sulla destra, ma la boccia in mano ancora Visconti, che adesso ha il 2-1 virtuale a terra con la possibilità di inserire un altro punto. Un Mattia Visconti che ci siamo permessi di soprannominare Ribò in ricordo di un grandissimo puledro che ha fatto la storia dell'Ippica, e effettivamente Visconti con il suo modo di giocare insomma ci ricorda un cavallino abile insomma nel vediamo intanto anche appunto ha giocato bene Visconti, ha inserito due punti, dunque vantaggio per MP Filtri Caccialanza 3-1. A proposito di soprannomi, abbiamo visto anche il commosso ricordo, minuto di silenzio all'inizio degli incontri, credo sia stato così dappertutto anche per le indicazioni venute dal CONI e dalla Federazione Italiana Bocce, in ricordo di Gigi Riva, no? Soprannominato dal grande Giovanni Brera Fucarlo, rombo di tuono. E, una particolarità, abbiamo saputo che Gigi Riva insieme con un altro campione del calcio, cioè Bobo Gori, si è dedicato per qualche tempo anche al gioco delle bocce, addirittura ha avuto occasione di praticare questo sport anche a buoni livelli. Naturalmente poi è stato assorbito da altri impegni sportivi, calcistici e poi dirigenziali, ma abbiamo saputo da un ricordo del presidente Marco Giugno De Santis proprio l'approccio costruttivo da parte di Gigi Riva, rombo di tuono, al nostro sport. Dunque un ricordo ancora più partecipe da parte nostra per tutti coloro che sono appassionati del nostro sport. Intanto ottimo accosto da parte di Viscusi e primo errore da parte di Benedetti nel tiro. Di nuovo il tiro Benedetti che questa volta colpisce. Il rilascio della tavola di fondo però favorisce la squadra di casa. E siamo già alla terza boccia per i romani e alla prima per Gabriele Marinelli, costretto a impostare molto bene se vuole limitare i danni in questa tornata. Lo fa meravigliosamente bene Marinelli, va a bersaglio anche lui. Vedremo subito la risposta di Visconti, già al tiro. Sottomano per lui, è un grande sottomano, attenzione perché ci sono due punti a terra, pallino coperto se non capiamo male. Intanto rivediamo questo sottomano meraviglioso di Mattia e poi anche, diciamo così, con l'ottimo tiro, ha la fortuna di un rimpallo sul pallino che viene spostato sulla sinistra, il pallino rimane coperto, dunque nessuna possibilità per Marinelli che se non quella di andare in accosto la gioca molto bene e adesso con ogni probabilità tireranno al secondo punto. Ma
ma sembra che decidano in modo diverso, ritengono troppo rischiosa questa giocata che noi ci eravamo permessi di, non dico di suggerire, ma insomma avevamo contemplato possibile. Tentano in accosto di inserire altri punti, dunque senza rischiare più di tanto. Gioca molto bene Luca Viscusi, che va a inserire il secondo punto. Attenzione, perché c'è sempre il pericolo della boccia giocata da Marinelli, che è senz'altro una buona guardia. Adesso ci sembra di aver capito che, per non rischiare, Visconti l'abbia giocata a partire dal centro della corsia, giocata anche lui molto molto bene. Davvero una ottima giocata, sono tre punti per Viscusi e Visconti, che si portano sul 6-1, gliel'hanno fatta pagare davvero molto cara, nonostante, lo ribadiamo, la boccia di Gabriele Marinelli fosse molto buona davanti al pallino a neanche 50 centimetri, ma sia il campione del mondo che il suo compagno sono riusciti a inserire le loro bocce, si sono portati con tre punti sul 6-1. Adesso, se ci permettete, anche una sottolineatura, una riflessione. Abbiamo notato come Viscusi in questo caso abbia addirittura giocato il pallino non lontano dalla tavola laterale, però attenzione, non lontano dalla tavola laterale destra, mentre lui è solito giocare, anche essendo mancino, lo ricordiamo, dall'altra parte. In questo caso ha giocato dalla parte destra. Adesso attenzione, perché c'è un cambio con Marinelli che va al tiro, sotto mano per lui, però non ferma sul gioco, rientra la boccia di Viscusi, quindi rimane punto alla formazione milanese. Adesso in accosto ci va ancora Marinelli, dunque rimane con due bocce a disposizione Benedetti. Gioca lungo la tavola laterale destra Marinelli la propria boccia. Non ci sembra per niente male. Molto bella, una quarantina di centimetri davanti al pallino, con Visconti già pronto al tiro. Però attenzione, errore per lui. Colpisce il pallino, ma faranno ricostruire il gioco senza alcun dubbio. Viscusi già pronto sulla linea dei 4 metri a giocare in traversata la propria boccia a partire dal centro della corsia, nel tentativo di incastrarla là in mezzo, di conquistare il punto o quantomeno di giocarla non lontana dal pallino. Giocata molto bene, potrebbe anche conquistare il punto, in effetti è così. Grande boccia da parte del campione del mondo. E adesso Benedetti al tiro, un tiro piuttosto lento il suo, colpisce perfettamente, però attenzione, c'è un rimpallo sul pallino, conquista comunque il punto Benedetti, per lui è molto importante, si è spostato il pallino, adesso non dovrebbe avere difficoltà a conquistare il punto Mattia. Ma boccia di vantaggio per Benedetti, che adesso deve solo scegliere se
andare in accosto o tirare, decide per il tiro, colpisce perfettamente, un punto per Benedetti e dunque si va sul 6-2 a favore di Milano, mentre sull'altra corsia il punteggio è di 4-2 a favore di Flaminio, con una tornata che si preannuncia di nuovo favorevole agli ospiti. Ve ne daremo conto più avanti, tanto potete vedere i risultati in sovrimpressione grazie alla regia di Aveglia HD, coordinata oggi da Gianni Patuzzo. Intanto ecco che ritorna il pallino, come lo definiamo noi, al bindellino ai 14 metri. Ed è fantastico, amici, come in tutte le parti d'Italia praticamente ci siano modi diversi per definire le giocate, le posizioni del campo, eccetera. Noi diamo conto naturalmente di quelle che conosciamo noi, ma si potrebbe aprire un dibattito infinito. Intanto, mi scusi, si rammarica un po' della sua giocata, insomma, vabbè, non ha conquistato il punto. Adesso va al volo Visconti, attenzione, bocciata di volo per Visconti. Colpisce perfettamente. Ed ecco il replay, vedete lo stile anche in questo caso piuttosto composto. Amici, ribadiamo che è uno stile non lontanissimo da quello che era lo stile di quello che noi riteniamo essere il più grande o comunque uno dei più grandi bocciatori di volo della storia del boccismo, e cioè Figini, il grande Figini della provincia di Pavia, uno che ha esercitato, diciamo così, questo sport soprattutto nel milanese insieme con i più grandi puntisti di allora, fra cui Domenico Micca, Bruno Suardi e tanti altri, anche il Cina Franchi, il lodigiano, altro grandissimo giocatore di quello che noi ogni tanto ricordiamo come boccismo romantico. E davvero l'aveva osservato, ricordo, il nostro amico Francesco Tosoni aveva osservato giustamente, a parer nostro, aveva osservato a parer nostro giustamente come lo stile di Mattia Visconti ricordasse un po' quello di Figini. Intanto gli applausi ad Andrea Cappellacci per un gesto sportivo, mentre sottomano di Marinelli che colpisce, però attenzione, c'è un rimpallo sul pallino, sottomano morbido di Gabriele Marinelli, ma pallino che è andato a fondo tavola, lo vedete là in fondo sulla sinistra. Tanto è un po' incerto sulla giocata da effettuare, poi alla fine decide di tirare, crediamo, la boccia del punto, vediamo. In effetti è così, ha tirato la boccia del punto Benedetti, ha colpito perfettamente, ha messo a terra due punti, pallino si è anche spostato. I punti a terra non sono irresistibili, ma insomma bisogna sempre farli, diciamo così. Non è mai agevole da tavola a tavola. Adesso cerca di sfruttare un pochettino la pendenza, per la verità soprattutto cerca di allontanarsi dalla pendenza che c'è in quella corsia verso la tavola laterale sinistra, e gioca una buona boccia Visconti,
va a conquistare il punto. Mentre sull'altra corsia siamo sul 4-4, vediamo il tiro di Benedetti, ancora alla boccia del punto. Tira, colpisce di nuovo, molto molto bene. E questa volta conquista solo un punto. E adesso ci stanno pensando, ha chiesto di visionare da vicino la giocata. Visconti potrebbe anche tirare al boccio del punto, mentre abbiamo visto inquadrato Renzo Cestelli, anima e collegamento diretto tra la società Caccialanza e lo sponsor MP Filtri con la famiglia Pasotto. Renzo Cestelli, personaggio davvero che ha fatto la storia del boccismo. Intanto vediamo, no, quello che, di cui stanno discutendo, non sentiamo naturalmente le parole di Viscusi, Visconti e neanche di Dario Bracchi, ma certamente possiamo vedere che l'idea è quella di realizzare eventualmente anche due punti e fare un 6-2-8 che consentirebbe a MP Filtri Caccialanza di aggiudicarsi questo primo set di coppia. Ritorno in pedana Visconti, naturalmente l'opzione è anche quella di, potrebbe essere quella di andare a punto per realizzare un punto facile, ma noi pensiamo che tireranno la partita, cercheranno di realizzare partita. In effetti è così, tira la propria boccia sulla destra Visconti, tiro abbastanza lento, vediamo se sortirà qualche effetto. Attenzione perché ci sono alcuni rimpalli e poi alla fine riesce a conquistare un punto Visconti, e come dire, avrebbe potuto certo fare anche partita, ma avrebbe anche potuto lasciare il punto agli avversari. Dunque alla fine comunque un punto per Milano, che si porta sul 7. A 3. 7-3 a favore di Luca Viscusi e Mattia Visconti in questo primo set della coppia. Di là il risultato è di 4 pari. Dunque, come dicevamo all'inizio, a prescindere da come vada a finire, davvero grande equilibrio in campo oggi. E intanto gioca una boccia un po' corta Viscusi, però in strada, ed è a una 52-53 centimetri dal pallino, ma partono subito all'attacco con Marinelli sul 3-7 a loro sfavore, quelli del Flaminio. Sottomano per Marinelli in attacco, ferma sul gioco, rientra un po' anche la boccia di Milano, ma il punto è conquistato da Flaminio. Tanto hanno atteso che si sviluppasse il gioco sull'altra corsia e naturalmente questo vale anche per noi. Ogni tanto magari ci sentirete qualche breve pausa, è proprio per non disturbare i giocatori sulla corsia numero 2 che sono proprio vicinissimi a noi. Buona anche la seconda boccia di Luca Viscusi, laterale al pallino di una 35-40 centimetri. È già pronto in pedana Gabriele Marinelli, sotto mano per lui, è ferma di nuovo sul gioco, però c'è un rimpallo sull'altra boccia, dunque un punto solo per Marinelli.
va in accosto, decide di andare in accosto Visconti, mentre sull'altra corsia il punteggio adesso recita 5 MP Filtri Caccialanza e 4 Flaminio. Ma noi torniamo qui con Visconti che gioca una pessima boccia, appunto, molto corta. Benedetti risponde molto bene con una boccia a 40 cm dal pallino. Adesso costretto a conquistare il punto Visconti per costringere poi l'avversario a tirare e levargli la partita. Vediamo se riuscirà a incastrare la propria boccia lì in mezzo. Mattia, per lui sarebbe molto importante, la segue, è giocata molto bene, dritta per dritta, va addirittura vicinissima al pallino, un biberon, boccia e pallina toccano. Adesso costretto al tiro Benedetti e poi si vedrà che cosa deciderà la dea fortuna, il dio delle bocce. Ricordiamo 7-3 il punteggio a favore di Milano in questo primo set di coppia, tutti fermi, sta per tirare Emiliano Benedetti, tira la boccia del punto, colpisce, si muove tutto. E c'è la primo set a vantaggio di MP Filtri Caccialanza. Scusate, non sapevamo se ci fosse qualche boccia sulla sinistra per il Flaminio, non era così. E dunque primo set per 8-3 per a favore di MP Filtri Caccialanza e dunque si porta a condurre per 3-2 quanto a set. Io darei adesso per qualche minuto linea alla regia per un breve stacco pubblicitario e poi riprenderemo magari andando sull'altra corsia. Quanto può essere importante un centimetro? Da quando siamo nati ne abbiamo percorsa di strada. Un centimetro alla volta abbiamo innovato i nostri prodotti. Siamo diventati sempre più competitivi. Ci siamo adattati al mondo che cambia. Abbiamo lottato per superare i momenti di difficoltà. Grazie all'impegno e alla ricerca siamo migliorati, centimetro dopo centimetro. La nostra passione è fatta di centimetri. E alla fine tutti questi centimetri presi insieme hanno fatto la differenza. Cosa ci aspetta in futuro? Sempre un centimetro in più. Il tuo campo da bocce richiede troppi lavori di manutenzione? Immagina un campo da bocce sintetico che non ha bisogno di manutenzione e che può essere usato in qualsiasi momento. Oppure è un campo da bocce che devi sistemare o rimodernare? Vorresti livellarlo? Riparare le zone rotte o rigonfie? Rigenerare il manto finale? Cerchi un professionista, qualcuno di competente che sappia consigliarti quello che veramente ti serve e che sappia davvero come operare? Cosa aspetti?
contatta colleonibocce.com. Possono trasformare il tuo campo da così a così. Contattali per un preventivo gratuito. Lavoro garantito. Colleonibocce.com. Gli specialisti dei campi da bocce. Avellia è il partner giusto per garantire al tuo business una connessione internet stabile, veloce ed affidabile, ideale per abilitare la tua azienda a qualsiasi servizio cloud. Avellia ti aiuta a scegliere la soluzione più adatta alle tue necessità e ti offre servizi a valore aggiunto per sviluppare il tuo potenziale, come la doppia rete Wi-Fi per dare il massimo ai tuoi ospiti senza rallentare il collegamento aziendale, o la linea di backup in tecnologia alternativa per garantirti sempre la continuità del servizio e l'accesso ai tuoi servizi cloud. Avellia installa inoltre centralini VoIP di ultima generazione che permettono maggiore flessibilità per integrarsi al meglio con il tuo business. Avellia, internet e fibra per le tue passioni. Bene, di nuovo un cordiale saluto agli appassionati di bocce, gli appassionati di sport, di nuovo in diretta dalla bocciofila Caccialanza di Milano, Giorgio Macellari in telecronaca per questo incontro tra MP Filtri Caccialanza e Flaminio. Asset sta conducendo 3-2, MP Filtri Caccialanza. Ci siamo spostati sull'altra corsia a seguire il primo set di coppia fra Pietro Zovadelli e Mirko Savoretti, che abbiamo appena visto inquadrato. Di fronte hanno Luca Di Felice e Andrea Cappellacci. Adesso giocata favorevole al Flaminio, in effetti c'è un fermo sul posto, l'abbiamo visto. Sono tre punti per il Flaminio a terra, l'ultima boccia a disposizione di Pietro Zovadelli, ma il punteggio, attenzione, recita 5-5. Cinque pari e ci sono tre punti a terra per Flaminio, con l'ultima boccia in mano per Pietro Zovadelli. Vedete, sta pensando di giocare una boccia nel tentativo di appoggiarsi alla boccia del punto, quella appena tirata da Cappellacci, che ha fatto un cambio sul posto praticamente. Ne stanno parlando. Vedete, ci sono tre punti a terra, 5-3-8. L'altra opzione, certo, sarebbe quella di tirare al pallino, sbagliandolo. Perderebbero la partita quelli di Milano, ma certo, colpendolo, metterebbero in difficoltà a loro volta Luca Di Felice. Vediamo cosa ha deciso Zovadelli.
alla fine ha deciso di tirare al pallino, decisione che ci trova d'accordo assolutamente. Il problema è che c'è solo da colpirlo. Pallino per Pietro Zovadelli. Però sbaglia. Dunque, primo set a favore di Luca Di Felice, Andrea Cappellacci, e si va sul 3 pari qui a Milano, quanto a set. Adesso seguiamo da vicino sempre la corsia numero 2 e vi daremo conto naturalmente anche del punteggio sull'altra corsia. In questo momento 4-1 a favore di MP Filtri Caccialanza. Nel secondo set di coppia sull'altra corsia sta cominciando il secondo set di coppia qui sulla corsia numero 2 con la prima impostazione da parte di Luca Di Felice. Molto buona la sua boccia. Già pronto in pedana Mirko Savoretti. Sottomano per lui, però non ferma sul gioco. Adesso vedremo il rilascio della tavola di fondo, premia la formazione ospite, vedete, con le bocce verde chiaro, mentre sono blu, più scure comunque quelle di MP Filtri Caccialanza. In accosto anche Pietro, lo zar Pietro il Grande, Zovadelli, gioca un'ottima boccia davanti al pallino, a una ventina di centimetri, già pronto in pedana Andrea Cappellacci, si raccoglie prima di effettuare il la sua raffata, molto buona, due punti a terra per Flaminio. Con Zovadelli che gioca sempre dritto per dritto, la sua seconda boccia. Anche questa molto buona, supera il pallino. Sottomano per Cappellacci. Adesso attenzione, vediamo se rientra qualche boccia di Milano. No, sono tre punti a terra per Flaminio e fra l'altro tutte le bocce di Milano raggruppate là sulla sinistra. Costretto il pallino subito Savoretti, pallino importantissimo, lo sbaglia Mirko e sono subito quattro punti per Flaminio in questo secondo set. Dunque partono alla grande in questo secondo set i romani in virtù di questo ultimo errore di Savoretti. Ha lasciato lì il pallino. E mentre vediamo Masseroli sull'altro campo impegnato a misurare i 40 centimetri, porzione di terreno entro il quale Mattia Visconti dovrà effettuare la sua bocciata, mentre noi seguiamo questa boccia in accosto. Da parte di Luca Di Felice, ottima, gli applausi che avete sentito erano indirizzati a Mattia Visconti che ha fatto una ottima bocciata di volo. Adesso dall'altra parte il punteggio di 5-1 per Milano.
mentre Mirko compie un errore, ricordiamo ancora una volta la regola, lui aveva dichiarato la boccia del punto, boccia e pallino a bersaglio, ma il pezzo che si dichiara deve obbligatoriamente muoversi, dunque errore da parte di Savoretti. Che raccoglie la sua seconda boccia. E se non abbiamo capito male, va diretto sul pallino. Vediamo. Lo colpisce. E gli va molto bene in fondo. Colpito bene dalla parte giusta, il pallino va sulla parte destra. Lo segue la boccia di Savoretti. Davanti al pallino a una quarantina di centimetri, molto bella. Andranno al tiro con ogni probabilità, è già pronto Cappellacci. La colpisce molto bene, le bocce fanno angolo, se ne tornano indietro, credo abbia conquistato il punto Andrea Cappellacci, vediamo se alza la bacchetta in verticale Marco Besana prima di farlo, giustamente. Va a misurare almeno in modo indicativo per capire se l'impressione possa essere giusta oppure se ci sia bisogno di una misurazione più accurata, nel qual caso entrerebbe in campo il direttore dell'incontro Angeretti. Avevamo detto, punto conquistato da Cappellacci. Intanto vediamo Zovadelli all'accosto, un buon accosto, pochettino corta la boccia di Pietro, ma insomma niente male, certo non avrebbe potuto rischiare la tavola di fondo. E adesso stanno discutendo un po' sulla direzione da far prendere alla boccia da giocare in accosto, ma poi alla fine si decidono di tirare a una boccia sulla sinistra del campo. Colpisce molto bene Andrea Cappellacci, va a conquistare due punti molto buoni, vicinissimi al pallino. Grande giocata da parte di Cappellacci. Adesso davvero in grande difficoltà Zovadelli, che ha l'ultima boccia in mano. Savoretti dice guarda che forse l'unica alternativa è tirare alla boccia corta, quella più o meno al centro della corsia, ma vediamo Pietro che si predispone per andare in accosto, obbligato a giocarla tutta intraversata la propria boccia, non sarà facile. Ci sembra giocata anche non male, però passa dietro, va a toccare la boccia del punto. Ci sono due punti a terra per tanto ci sono, ribadiamo, due punti a terra per Flaminio con ultima boccia che ha giocato in accosto Luca Di Felice. Forza giusta, forse si è allargata un po' troppo. Sono comunque due punti e vanno per ora in scioltezza 6-0 Cappellacci e Di Felice in questo secondo set della coppia. Sull'altra corsia 5-1 per Visconti e Viscusi su Benedetti e
Marinelli. Intanto pallino che viene posizionato al centro della corsia con Di Felice, che gioca ancora una ottima boccia. Ci sembra davvero un'ottima prestazione da parte del Flaminio, con Savoretti di nuovo costretto al tiro. 0-6 il punteggio in questo set. Con Mirko che adesso colpisce perfettamente, ferma la propria boccia. Intanto seconda boccia di Luca Di Felice. Ancora buona. Con Savoretti che colpisce, ferma ancora sul gioco. Due punti a terra. C'è un attimo di tregua perché sull'altra corsia sta tirando Mattia Visconti. Un errore per lui sul pallino, non ha giocata. Sta diventando critica per Milano. Mentre decide per l'accosto Andrea Cappellacci. Ottima anche la boccia di Cappellacci. Mentre c'è un attimo di silenzio, un pallino importantissimo però sbagliato da Luca Viscusi. Però attenzione, perché adesso situazione che si sta capovolgendo, con gli ospiti che sono in vantaggio per 7-5 sulla corsia numero 3 nell'ultimo set di coppia. E sono in vantaggio per 6-0 sulla corsia che stiamo seguendo. È vero, adesso ci sono tre punti a terra per Milano. Vediamo. Entra il tecnico Luigi Giaccaglia, il punteggio di 6-0 lo ricordiamo, ma ci sono tre punti a terra per Milano. Le opzioni potrebbero essere quelle di giocare una boccia lunga, perderne solo due, oppure quella di tirare al pallino. Intanto chiediamo alla regia, se possibile, di andare sulla corsia numero 3, perché stiamo sul 7-5 per Roma e dobbiamo andare a vedere che cosa succede in questa fase importantissima di gioco. Vediamo all'accosto Viscusi. Con un primo punto assolutamente niente male da parte di Flaminio. Boccia di Viscusi non male, ma corta, non conquista il punto. Chiede notizie Viscusi. Basta passare
la propria boccia di almeno 10-15 centimetri. Questa volta la gioca molto bene Luca, va a conquistare il punto, va a fare un biberon sul pallino. Applausi che sentite sono per Zovadelli, mentre avete visto ha fatto pulita addirittura la boccia di Viscusi Marinelli. Rivediamo il tiro, davvero è andato a pizzicarla, ad accarezzarne la parte in alto, il quarto in alto sulla destra. Lo vediamo ancora bene da qui, boccia sì che non toccava, ma c'era proprio davvero un millimetro, due millimetri, dunque l'ha fatta pulita. Il giocatore del Flaminio adesso costretto di nuovo all'accosto Visconti. Che tocca la boccia di Viscusi, attenzione al limite, dovrebbe essere buona, ma attendiamo la misurazione di Elio Masseroli. Siamo al limite, attenzione, attenzione. Giocata regolare. Per fortuna di MP Fitri Caccialanza, avesse fatto ancora due centimetri la boccia sarebbe stata annullata. Lo ricordiamo, lo spostamento non deve superare i 50 centimetri e qui ne ha fatti 49. Va al tiro Marinelli, attenzione perché non solo sbaglia il tiro ma lascia a terra due punti, naturalmente se il giocatore di Milano decidono che la giocata è regolare, in effetti è così. Attenzione a tirare il secondo punto Benedetti. Tira, fa una grande giocata Benedetti. Attenzione perché c'è anche la giocata. Ovviamente si potrebbe raccogliere solo un punto, ma i milanesi hanno 5 punti in tabella, dunque farà con ogni probabilità un sottomano Mattia Visconti. Attenzione, attenzione, sottomano di Visconti. E sbaglia, dunque lascia partita a Flaminio che si aggiudica questo set per 8-5, possibilità nel caso di fermo di Visconti di vincere la partita per i milanesi. Non è stato così. Adesso se la regia è pronta rientriamo sull'altra corsia dove il punteggio recita 6-3 per Flaminio che adesso conduce anche 4-3 quanto a 7. Tanto Mirko Savoretti ha colpito una boccia e ha conquistato il punto. Ribadiamo, stiamo sul 6-3 a favore di Flaminio che, lo ribadiamo, conduce 4-3 quanto a 7. Dunque si è assicurato a Flaminio quantomeno il pareggio, ma se dovesse aggiudicarsi anche questo set si aggiudicherebbe anche l'incontro. Chiedono notizia, un punto di 45 centimetri e decidono per il tiro. Va al sottomano Mirko Savoretti. Nel silenzio generale del bocciodromo. Fermo per Mirko Savoretti, lo vedete, due punti a terra, è davvero un grande tiro, ma noi pensiamo che vada sul pallino immediatamente Cappellacci, dovesse colpirlo, certamente metterebbe in difficoltà gli avversari, non è così e sono tre punti per MP Filtri Caccialanza, dunque 6-6 in questo set.
6 pari. Allora ricordiamo la situazione, 4-3 il punteggio dei set, lo vedete in sovrimpressione, per cui è chiaro, dovesse vincere questo set MP Filtri Caccialanza sarebbe pareggio, se vincesse invece questo set Flaminio si aggiudicherebbe l'incontro. Tensione alle stelle e silenzio assoluto all'interno del bocciodromo, con il pallino posizionato da Pietro Zovadelli nell'ultimo riquadro sulla parte sinistra della corsia. Gioca una buona prima boccia appena fuori bersaglio, ci sembra, adesso lo dichiarerà l'arbitro di partita, in effetti è così, è sola, si guardano in faccia i giocatori del Flaminio. Sottomano per Cappellacci, ottimo il tiro, ferma quasi sul posto. Di nuovo in accosto Pietro Zovadelli, sempre lungo l'asse laterale sinistra, sembra leggermente più lunga questa boccia. Non è una boccia cattiva, ma è oltre il pallino. L'arbitro di partita Marco Besana dice che è un punto di 40 centimetri. Tiro per Cappellacci che però sbaglia. C'è ancora spazio per Luca Di Felice per andare a incastrare la propria boccia là in mezzo. La gioca sempre lì a sfruttare la pendenza dell'asse laterale sinistra. Sua boccia è buona, va ad appoggiarsi su quella dell'avversario. Si prende anche una pacca di complimento da parte di Savoretti. Amici, scusate questa breve pausa, ma era proprio per non disturbare Mirko Savoretti, che alla fine si è deciso per l'accosto. Ci sembra leggermente corta la boccia di Savoretti, è proprio al limite, ma non arriva. Dunque attenzione, ricordiamo, siamo sul 6 pari. Adesso Savoretti dovrà assolutamente cercare di conquistare il punto. Per mettere in difficoltà gli avversari. Vediamo come sarà questa boccia. Ci sembra giocata meglio, dovrebbe arrivare giusta giusta a fare il punto. Adesso però Di Felice ha la possibilità, magari anche appoggiandosi, di fare addirittura i due punti per la vittoria. Vediamo, non è facile. Non è facile, vediamo, ha giocata anche lui lì, dalla panchina si sono spostati tutti, voi non l'avete visto, ma insomma stanno andando tutti a vedere. La boccia è bella, ma non scende a sufficienza e ci si porta dunque sul 7-6 a favore di MP Filtri
Caccialanza in questo set decisivo per l'esito finale di questo incontro valido per la quarta giornata del campionato di Serie A di bocce, specialità raffa tra MP Filtri Caccialanza e Flaminio. Lo ricordiamo ancora una volta, se Flaminio dovesse riuscire ad aggiudicarsi questo set si aggiudicherebbe anche l'incontro, la vittoria. Se invece Sovadelli e Savoretti riuscissero a prevalere, l'incontro finirebbe con un pareggio. Ci esprimeremo naturalmente poi in sede di commento alla fine dell'incontro. Intanto vediamo Zovadelli. Pronto all'impostazione con il pallino sulla parte sinistra del campo, proprio sopra la linea del volo opposta. È una buona boccia quella di Pietro. Con Andrea Cappellacci pronto al tiro. Prende scarsa la boccia, poi c'è un rimpallo sul pallino che va a fondo tavola. Il pallino è sulla sinistra del campo, sulla sinistra della corsia. Proprio nell'angolo, lì c'è una sorta di canale. Bocce vanno tutte lì, bisogna vedere la forza, ci sembra buona, è buona questa boccia di Zovadelli, perché comunque non poteva certo rischiare la tavola laterale. Tira il secondo punto Cappellacci, la sua boccia sulla destra la colpisce perfettamente e una va proprio lì dentro, attenzione, sì, riesce a conquistare il punto. Adesso probabilmente assisteremo ad un tiro di Savoretti alla boccia del punto. Già pronto in pedana. Tiro lento anche per lui. Colpisce e mette a terra comunque un punto. Due bocce a disposizione per Luca Di Felice e una ancora per Mirko Savoretti. Punto a terra per MP Filtri Caccialanza, un punto di circa 60 centimetri. Ci sembra buona questa boccia di Di Felice che però si ferma. Tanto chiedono tempo quelli di Flaminio, all'ultima boccia in mano Di Felice. Ricordiamo punteggio 7-6 per Milano. Abbiamo sentito, forse avete sentito anche voi, Andrea Cappellacci che ha consigliato il compagno, gli ha detto fai un tiro lento sulla tua boccia del secondo punto. Ci sembra che potrebbe essere un'ottima soluzione, prendendo tre quarti il secondo punto potrebbe agevolmente mettere a terra due o addirittura tre punti Flaminio. Dunque quella potrebbe essere la giocata, anche tirare alla boccia del punto. Vediamo quale sarà la decisione dei romani. Tanto ne ha approfittato anche Savoretti per venire a visionare da vicino la giocata. Alla fine decidono di tirare alla boccia del punto. Attenzione, la colpisce, mette a terra sicuramente due punti, quindi attenzione perché ci sono a terra due punti.
chiede di visionare da vicino la giocata, mentre noi rivediamo il tiro di Luca Di Felice che ha colpito perfettamente, ha messo a terra due punti. Adesso attenzione, perché lo ricordiamo ancora una volta, il punteggio di 7-6, dunque Flaminio ha per terra partita, ha per terra l'ottavo punto e ha l'ultima boccia in mano Mirko Savoretti. Adesso con l'ultima boccia in mano, avete sentito prima Pietro l'ha consigliato, gli ha detto puoi anche tirare alla boccia del punto e quantomeno gliene levi uno. Vedremo che cosa deciderà di fare Mirko. Alla fine opta per l'accosto. Attenzione, c'è silenzio quasi assoluto all'interno del bocciodromo. Adesso il brusio si sta attenuando e all'ultima boccia in mano Mirko Savoretti. Fra l'altro obbligato a giocare tutto in traversata la propria boccia. Ci sembra buona questa boccia di Mirko Savoretti che va a conquistare il punto in questo incontro. Vedete, si abbracciano Cappellacci e Zovadelli, c'è gioia comunque nella MP Filtri Caccialanza che ha raggiunto il pareggio, e se ci possiamo permettere crediamo che sia un pareggio giusto. Non sarebbe successo niente naturalmente se la vittoria fosse andata all'uno o all'altra formazione, ma davvero alla fine di questo incontro possiamo dire che il pareggio, per quanto abbiamo visto, è stato sostanzialmente giusto. Comunque giocate di ottimo livello. Adesso se la ride un po' Zovadelli, che come si dice dalle nostre parti ha visto la strega oggi insieme con i suoi compagni, e dobbiamo dare merito anche sia a Luca Di Felice che ha colpito una ottima raffa con l'ultima boccia a disposizione, e al sangue freddo di Mirko Savoretti. Vediamo anche il presidente Sardella che ha abbracciato i suoi giocatori, davvero anche lui molto teso. È davvero bravo Mirko Savoretti, l'ultima boccia a sua disposizione, è riuscito ad andare a togliere i due punti a terra agli avversari. Dunque davvero un epilogo fantastico, fantastico sotto il profilo tecnico, lo ribadiamo, qualunque risultato sarebbe stato giusto, e ci sembra onestamente dal nostro punto di vista che il pareggio possa rispecchiare quello che si è visto in campo oggi qui alla Bocciofila Caccialanza. Dunque amici sportivi, l'appuntamento è per le prossime occasioni, per queste partite di campionato che davvero ci riservano sempre molte sorprese, ci riservano sempre un gioco di altissimo livello e di grande equilibrio. Un cordiale saluto a tutti quanti voi da Giorgio Macellari, alla prossima, fra poco ci saranno le interviste di rito, e per adesso linea alla regia. Quanto può essere importante un centimetro? Da quando siamo nati ne abbiamo percorsa di strada. Un centimetro alla volta abbiamo innovato i nostri prodotti. Siamo diventati sempre più competitivi. Ci siamo adattati al mondo che cambia. Abbiamo lottato per superare i momenti di difficoltà. Grazie all'impegno e alla ricerca siamo migliorati, centimetro dopo centimetro. La nostra passione è fatta di centimetri. E alla fine tutti questi centimetri presi insieme hanno fatto la differenza.
Cosa ci aspetta in futuro? Sempre un centimetro in più. Il tuo campo da bocce richiede troppi lavori di manutenzione. Immagina un campo da bocce sintetico che non ha bisogno di manutenzione e che può essere usato in qualsiasi momento. Oppure è un campo da bocce che devi sistemare o rimodernare? Vorresti livellarlo? Riparare le zone rotte o rigonfie? Rigenerare il manto finale? Cerchi un professionista, qualcuno di competente che sappia consigliarti quello che veramente ti serve e che sappia davvero come operare? Cosa aspetti? Contatta colleonibocce.com. Possono trasformare il tuo campo da così a così. Contattali per un preventivo gratuito. Lavoro garantito. Con leonibocce.com, gli specialisti dei campi da bocce. Avellia è il partner giusto per garantire al tuo business una connessione internet stabile, veloce ed affidabile, ideale per abilitare la tua azienda a qualsiasi servizio cloud. Avellia ti aiuta a scegliere la soluzione più adatta alle tue necessità e ti offre servizi a valore aggiunto per sviluppare il tuo potenziale, come la doppia rete Wi-Fi per dare il massimo ai tuoi ospiti senza rallentare il collegamento aziendale, o la linea di backup in tecnologia alternativa per garantirti sempre la continuità del servizio e l'accesso ai tuoi servizi cloud. Avellia installa inoltre centralini VoIP di ultima generazione che permettono maggiore flessibilità per integrarsi al meglio con il tuo business. Avellia, internet e fibra per le tue passioni. Bene, siamo qui sempre in diretta dalla Bocciofila Caccialanza di Milano. In mia compagnia c'è un signore che ha fatto la storia del buccismo nazionale e internazionale, Emiliano Benedetti, al termine di un incontro finito 4-4. Innanzitutto complimenti Benedetti per la vostra squadra e per l'incontro, che è stato molto bello. Eh sì, è stato un incontro equilibrato, poi partite 7-8 è così, perché nel 7 sembrava che perdevamo noi della, e l'abbiamo vinto. L'ultimo 7 loro vincono 6-0 e l'abbiamo perso. Rammarico c'è, sono sincero, perché quando si gioca così si deve vincere, insomma, però che bisogna fare? Bocce sono anche queste, a volte raccogli che non devi raccogliere, a volte capiterà che magari dobbiamo perdere, pareggiamo o vinciamo, è così. La mia seconda domanda sarebbe stata: c'è un po' di rammarico, ma tu hai già risposto, no? C'è un po' di rammarico da parte vostra, possiamo dire, io mi sono permesso di dire che dopo quello che si è visto il risultato sostanzialmente può ritenersi giusto, ma al di là di questo,
Un'altra osservazione, volevo chiederti che cosa ne pensavi. Io ho detto, pur rispettando tutti quanti, il valore di tutti quanti, mi sembra che quest'anno il livello tecnico della vostra formazione si sia alzato notevolmente. Lo pensi anche tu, Emiliano? Ma guarda, io parlo anche di l'altro anno probabilmente siamo partiti male. E dopo, quando ci siamo messi in carreggiata, ormai avevamo perso tanti punti e non è stato facile, anzi ci siamo salvati abbondantemente, alla fine è andata bene. E quest'anno abbiamo molto, siamo più completi, e nel senso forse c'è sta un po' più di sottomano dove interna, specialmente su questi campi qui, fa la differenza, vista Andrea. A certi livelli poi diventi pericoloso. Secondo me eravamo una squadra. Sia partito lui come puntista nella coppia, spiegacelo. Allora, io quando sono partito, lui magari aveva più la padronanza del campo. Allora, io ho detto: Gabriele, tu parti andare a punto, io boccio. Poi, mano a mano, se prendo il campo, poi ci cambiamo.